abbiamo fatto le cose in grande, eh? Sì, perché abbiamo trovato il negozio giusto. È Carlo, la persona giusta. Carlo, il tuo ex? Ma no, l'arredatore. Ci ha aiutato nella scelta e abbiamo trovato tutto quello che stavamo cercando. E poi ho pensato anche agli sconti, fino al 40%. E bravo l'arredatore! Oh. Sogna in grande, da noi è possibile. Importante, naturalmente, come quello di tutti i 4 novembre dal 1918 in poi. È chiaro che quest'anno è il primo anno, voglio dire, liberi dalle mascherine, liberi dal distanziamento sociale, quindi è il momento per tornare in piazza per una cerimonia molto importante che rappresenta sicuramente la data dell'Unità d'Italia, quindi un bel modo per ritrovarci tutti uniti in questa Italia che sta ritrovando se stessa, e speriamo che si dopo la pandemia ci aspetti un periodo di grande ripresa, nonostante la grave crisi economica, nonostante quella che dobbiamo ricordare, visto che oggi si parla anche comunque di guerra, di una guerra finita oltre 100 anni fa, di una guerra che purtroppo è molto vicina e che speriamo finisca il prima possibile, nell'interesse non solo delle nazioni che la stanno combattendo, ma nell'interesse di tutta Europa e quindi anche dell'Italia. Professor Mauro Grondona, qual è il valore oggi il significato della celebrazione del 4 novembre? Beh, intanto devo dire grazie alle autorità che mi hanno invitato, in particolare al prefetto e al sindaco. Per me è un grandissimo onore. Questa cerimonia, questa celebrazione può assumere due aspetti, due volti. Uno più schiettamente storico, ma poi c'è un aspetto attuale, cioè il senso di comunità nazionale, il che significa, direi in particolare, comprendere da parte di tutti i cittadini e di tutti i membri delle varie comunità la indispensabilità di adempiere a determinati impegni, determinati obblighi, perché questo adempimento continuo, costante, che poi è un adempimento di doveri civili e civici, rafforza il senso della comunità nazionale. E penso che questa occasione possa servire per testimoniare o ritestimoniare questo binomio tra obbligazioni civili e civiche e senso di appartenenza a una comunità. In un momento in cui c'è bisogno anche e soprattutto di operatori di pace. Certamente, per ragioni ovvie, da questo punto di vista le forze armate presenti, come tutti sappiamo benissimo, svolgono, particolarmente quelle italiane, compiti che sono nel segno della pace, di ristabilire la pace, e dunque anche da questo punto di vista il 4 novembre assume una funzione, insisto, non soltanto storica, ma propositiva, promozionale, di attività finalizzate, attività svolte anche da forze armate, ma finalizzate a ristabilire, assicurare e garantire la pace.